Benvenuti a tutti alla conferenza stampa post partita dell'incontro tra Vanoli e Pesaro. Coach Cabina, un commento a questa partita. Devo fare grandissimi complimenti ai miei ragazzi, un po' un discorso che facevo anche lo scorso anno, io ho sempre fatto che quando ci fanno diventare partite facili in termini di punteggio finale, intendo, partite invece assai complicate come lo era questa dal punto di vista di tante tante considerazioni. È veramente un piacere ed è un grandissimo merito della squadra questa sera aver capito fin dall'approccio della partita cosa serviva per farla andare sui nostri binari. Sono estremamente contento di tutti, chi ha segnato meno, chi ha giocato meno, chi ha giocato con un grande spirito, chi ha giocato più minuti. Tutti quelli entrati in campo hanno veramente fatto una grande partita e non ho tanto altro da dire. Domande? Coach, è stata la partita più bella di Costanza, sono state diverse. La partita più bella di quest'anno credo che se si può considerare pericoloso un meno 10 a 6 minuti dalla fine, è stata una partita gestita dall'inizio alla fine sostanzialmente. Assolutamente, entro anche in quel merito perché era già successo con la Virtus Bologna di avere un buon vantaggio, di non diciamo, portarlo nell'ultimo quarto, ma di farci recuperare. Enorme merito, doppio merito alla squadra perché è riuscita a tornare sugli standard che questa partita richiedeva, dal punto di vista difensivo soprattutto. Se tu mi chiedi della qualità della partita a livello difensivo, sì, è stata non so, non usare un'iperbole, non la più bella, non lo so, ma certamente è una partita di grande qualità difensiva, da cui poi nascono i 96 punti, perché stasera, a differenza di altre volte, abbiamo corso di più tutte le situazioni di palle recuperate o rimbalzi. Abbiamo provato a correre, avevamo preparato anche questo in settimana, cercare di avere qualche contropiede in più dopo una buona difesa. Lo puoi fare solo se fai una buona difesa, è chiaro, e questo è stato un po' la chiave della partita. Però devo dire bene anche Marcus, che ha giocato con un problema dolorosissimo al piede, è riuscito a dare qualcosa, ma non voglio citare veramente tutti, anche perché stasera sarebbero veramente tutti da citare, vista l'intensità della gara che abbiamo avuto e, ripeto, con una gara così importante per noi. Allora, Coach, siamo al terzo della stagione e il vantaggio sulla zona salvezza è di 8 lunghezze. Cosa significa? Insomma, non eri la presentazione della partita tu allora, non hai neanche visto il video. No. No? La battuta era mia. Non voglio parlare, non, noi, non, guarda, ci sono state proprio Pesaro mi sembra che si qualificò per le Final Eight, poi rischiò poi nel giro di ritorno fino alla fine. Chi conosce lo sport, chi conosce questo campionato, sa ma non esiste, fino alle ultime giornate non esistono nessun tipo di calcoli, soprattutto una squadra come la nostra. E lo ripeto, non vorrei ripetermi, però lo ripeto e lo ripeterò tutte le volte che voi mi fate delle domande su classifica, prossimi avversari, eccetera. Lo dissi all'inizio dell'anno, lo ripeto. Quando bisogna ricordarsi da dove parti, quando ti considerano quindicesimo, sedicesimo, nella peggiore delle ipotesi, nella migliore quindicesimo nel ranking iniziale, non puoi pensare ad avere partite facili, partite in cui hai il favore dei pronostici. Quindi noi la nostra mentalità è quella, i risultati in campo e soprattutto non solo i risultati, ma secondo me anche come i ragazzi stanno giocando è certamente un fattore positivo, più di ogni altro calcolo, più di ogni altra matematica. E questo lo dico perché, voglio dire, chi era qua lo scorso anno lo sa bene, quando invece dicevo che eravamo tra i top team, okay, forse eravamo l'unica squadra che tutte le volte lo ripeteva e non negavamo il nostro obiettivo. Quest'anno non possiamo cambiare le carte perché a 8 partite dall'inizio del campionato abbiamo 4 vittorie. Non cambia assolutamente niente, il nostro obiettivo è e rimane quello, e giochiamo solo per quello. Non è sminuire, non è fare pre-tattica, non è fare
nessun tipo di discorso, essere coerente per onestà intellettuale. Il nostro obiettivo è quello. Se abbiamo 8 punti vuol dire che abbiamo fatto 4 vittorie e, ripeto, più degli 8 punti, che sono molto buoni, direi la cosa che più mi fa piacere è vedere la squadra giocare con questa intensità e con questa abnegazione. Al netto del fatto che bisogna sempre vedere chi è che mette la squadra al 15º-16º posto. Adesso è facile parlare, io leggevo i pronostici. Ti faccio una domanda con la premessa che so bene che queste cose vi interessano più noi che scriviamo che uno staff che prepara le partite e forse anche i giocatori. Però nel, diciamo, il duello che ci si poteva aspettare che potesse essere interessante tra Totè, che è il miglior realizzatore italiano, e Golden, che diciamo si è fatto un po' notare un po' di più rispetto a prima, dopo la partita contro la Virtus, questo duello l'ha vinto Zanotti. Ha fatto una partita di grande intensità, poi sono entrati anche tiri, i suoi tiri che magari in altre occasioni non erano entrati. Ha fatto un'ottima partita di grande intensità difensiva e penso che nella metà campo in cui abbiamo avuto qualcosa in più da lui è proprio quella difensiva, segno evidente che può fare, stasera ovviamente aveva delle motivazioni particolari, ma può fare, può avere questi standard e sta a lui farsi trovare pronto, e stasera è stato più che pronto e penso che il suo bottino nasca da come ha impattato la difesa, ha impattato la partita soprattutto dal punto di vista difensivo. Ultima per me, Cremona continua a essere prima nei punti fatti, ok, c'è la droga tra virgolette del match con Scafati, ma è anche la prima per precisione da due, cioè la miglior squadra per tiro da due. È il fatto che ai giocatori piace passarsi la palla, il fatto che la qualità dei tiri è sempre più che buona, il fatto che da buona difesa deriva concentrazione, insomma è un dato statistico per me importante, anche perché anche in questo caso seguo quello che leggevo, tu dici parli dei pronostici, io li ho letti e la stessa cosa ti dico su questa. Quando lo scorso anno si diceva che tiravamo troppo da tre punti, quest'anno io penso che le cose che si dicono vanno tenute in considerazione, perché poi soprattutto quelle scritte rimangono scritte. Per risponderti, non voglio fare il falso modesto, dico che la qualità con cui i ragazzi si passano la palla, hanno voglia di eseguire, vogliono arrivare al tiro migliore, è la qualità di una squadra che sa quello che deve fare e vuole fare dei miglioramenti e ha ben in testa quello che è l'obiettivo. Così torno anche al discorso precedente. Quindi penso, per risponderti, che ci sono tutti i fattori che hai detto, probabilmente ce ne sono anche altri riguardo alla qualità del lavoro, la qualità delle mani dei giocatori, però certamente la chimica adesso ci dà questo tipo di forza e non siamo legati solo al tiro da tre punti come magari si diceva lo scorso anno, ma insomma abbiamo certamente buona qualità. Sul fatto invece della corsa possiamo fare molto meglio, stasera l'abbiamo fatto bene, però corri quando hai la palla in mano fondamentalmente dopo una buona difesa, e sarà quello secondo me il nostro miglioramento principale nelle prossime partite. Grazie. Se non ci sono altre domande, ok, grazie coach. Grazie.